A Prato il secondo albergo sanitario, l'hotel Flora, mette 30 camere a disposizione dei pazienti Covid. La chiusura sta costando alle imprese pratesi 350 milioni di euro nel pomeriggio, vertice tra comune e parti sociali. Buoni spesa pubblicata sul sito del comune di Prato, la graduatoria degli aventi diritto. Coronavirus, la regione dice sì alla cura degli orti, ma non più di una volta al giorno. Una buona giornata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Come avete sentito dai titoli, dopo l'hotel San Marco, un altro albergo cittadino metterà a disposizione i propri posti letto per i pazienti affetti da virus Covid-19. Si tratta dell'hotel Flora di via Cairoli, dove si trova per noi Dario Zona, a cui cediamo la linea. Sì, buongiorno, ci troviamo sulla terrazza dell'hotel Flora, il secondo albergo pratese scelto dalla regione toscana per ospitare i pazienti di coronavirus in dimissione dall'ospedale di Prato. 30 le stanze disponibili nell'albergo, tutte quante saranno adibite a stanze singole per la gestione dell'emergenza epidemia. Siamo con Rodolfo Tomada, proprietario dell'hotel Flora, presidente di Federalberghi Prato, al quale innanzitutto chiediamo quali sono i termini della convenzione. Dunque, la convenzione tra Federalberghi Prato e la Regione e l'ASL regionale è un accordo molto interessante per tutti, perché consente ai malati, a quelli in quarantena e al personale sanitario di usufruire delle stanze degli alberghi pratesi in mancanza di possibilità ospedaliera o paraospedaliera. E è un accordo che prevede l'utilizzo delle stanze dell'albergo, del personale della reception e delle manutenzioni ordinarie fatte dall'albergo, mentre tutto il resto viene fatto dal personale sanitario, che si occuperà quindi di portare i pasti e di prima di sanificare e poi alla fine nuovamente sanificare in modo perfetto tutte le stanze e tutti i vani dell'albergo. Quindi dicevamo del secondo albergo scelto dalla regione, in realtà sono di più gli albergatori pratesi che si sono messi a disposizione per gestire l'emergenza. È stata una risposta molto positiva quella che è arrivata da Prato. Sì, mi risulta che siamo la provincia che ha aderito con maggiore attenzione e sensibilità a questo problema. Abbiamo raccolto quasi 600 camere, per il momento sono utilizzate poche, ma gli altri alberghi sono tutti disponibili. Direi un 70% degli iscritti a Federalberghi hanno accettato questa convenzione. Il fatto è molto positivo. Credo che in Toscana non ci sia altra provincia che abbia raccolto così tante adesioni. Per citare un esempio, ricordiamo che Firenze, sappiamo tutti qual è la capacità ricettiva del capoluogo toscano, sono una ventina gli alberghi che si sono messi a disposizione, al momento 4 o 5 quelli utilizzati dalla regione toscana. Questa convenzione arriva in un momento drammatico per il comparto alberghiero, che formalmente non risulta chiuso d'obbligo da parte del governo, che però ha visto calare drasticamente i pernottamenti. Sì, noi come ho detto nella videoconferenza di ieri, è chiaro che si parlava del settore moda e è chiaro che a Prato ci sono delle situazioni drammatiche, ma noi non, veramente siamo piccoli ma non siamo da meno, perché siamo stati i primi ad avvertire dal punto di vista economico questo problema e probabilmente saremo gli ultimi che potranno ripartire bene. È chiaro che ci sono alcuni alberghi che sono rimasti aperti, pochissimi che sono rimasti aperti, anche per spirito di servizio, anche perché qualcosa ancora gira su Prato, tipo tecnici delle poche aziende aperte oppure sanitari che non sono in convenzione. Però è chiaro che per quanto riguarda il segmento commerciale, se non ripartono le fabbriche non c'è storia. Per quanto invece riguarda il settore degli eventi, congressi, turismo di risulta da Firenze, beh, qui c'è veramente un dramma
se non interviene in qualche modo il governo, credo che ci siano dei grossi problemi. Pensate che il 50% e più degli alberghi pratesi è in situazione di locazione o di affitto, e quindi a questo punto non si sa come si potrà procedere nei prossimi mesi. Se non c'è un intervento governativo, Prato, ma tutto il turismo italiano è veramente in una situazione drammatica. Noi ringraziamo Rodolfo Tomada per la disponibilità e restituisco a questo punto la linea allo studio. Grazie Dario. Torna a salire il numero dei positivi di coronavirus in provincia di Prato, dove ieri si è registrato un decesso, 5 nuovi casi, 3 dei quali a Prato e 2 a Vaiano. In Toscana complessivamente sono 7.527 casi di positività al coronavirus, 137 in più rispetto a lunedì, 20 decessi a livello regionale e 3 in meno rispetto al precedente bollettino. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid ieri sono cresciute e sono complessivamente 1.227, 10 in più di lunedì. 1.002 sono i ricoveri ordinari, rimane identico il numero di quelli in terapia intensiva, 225. Salgono ancora le guarigioni che raggiungono quota 637, 22 in più di lunedì. Riapertura delle aziende. Ieri pomeriggio il vertice in videoconferenza tra il Comune e tutte le categorie economiche e sindacati. Finalmente tutti sulla stessa barca, commenta Confindustria. Per la CGIL però servono regole certe e nessuna deroga. Intanto la chiusura sta costando alle imprese pratesi 350 milioni di euro. Ce ne parla Lucrezia Sandri. Finalmente tutti sulla stessa barca. Gli industriali di Prato chiosano così il tavolo convocato dal sindaco Matteo Biffoni per definire la ripartenza delle imprese pratesi. Hanno partecipato le associazioni di categoria, comprese quelle del commercio e del comparto turistico, e i sindacati. La discussione si è mantenuta perciò sul generale, ma è emersa la volontà di definire entro la settimana regole certe per la riapertura. Una dichiarazione di intenti comune che supera la differenza di vedute tra sindacati e associazioni datoriali che si era manifestata fino ad ora, con i primi che preferivano tenere chiuso come forma di tutela della salute dei lavoratori e le seconde che hanno caldeggiato l'istituzione di una data di riapertura già dal giorno successivo alla serrata. Confindustria ha persino messo sul proprio sito un contatore dei danni economici per le imprese pratesi, finora quantificati in 350 milioni di euro. Il tavolo di oggi è servito sicuramente a capire che c'è volontà probabilmente da parte di tutti per una ripartenza, che sarà ovviamente nell'ottica della sicurezza. E abbiamo chiesto soprattutto di lavorare da subito per arrivare a una soluzione. Dobbiamo entro la settimana varare un documento che ci permetta di analizzare le singole lavorazioni e capire dove dobbiamo lavorare, sia da un punto di vista sanitario, come le sanificazioni, come i dispositivi di sicurezza, la reperibilità dei dispositivi di sicurezza, fino ad arrivare alla movimentazione delle persone, alla distanza dei lavoratori, ai turni, a tutte queste cose qui che è fondamentale sapere. Oggi è previsto un ulteriore tavolo di confronto specifico per il tessile e abbigliamento con la partecipazione di rappresentanti della regione. Ma la CGIL avverte finalmente tutti sulla stessa barca su come riaprire invece che sul quando. Sì, tutti sulla stessa barca partendo dal come in che modo pensiamo di poter riaprire, che era il punto che abbiamo tenuto fin dall'inizio, su cui non abbiamo mai ceduto. Ci devono essere condizioni che consentono lungo tutta la filiera di garantire il protocollo che andremo a definire. Non ci possono essere situazioni di deroga, non ci possono essere situazioni in cui non è possibile applicare quel protocollo, ma contestualmente si vuole riaprire l'attività produttiva, perché lavoro e salute vanno di pari passo. Ottimista il sindaco Biffoni, il cui obiettivo era proprio quello di redigere una lista di stanze univoche per il distretto da sottoporre al governo. Con delle regole è forse possibile ripartire anche prima del 3 maggio. Se facciamo questo lavoro, secondo me sì, ma anche perché, lo dico molto onestamente, io non credo che ci sarà un pronti via si riapre.
Io penso che non ci sarà l'evento, no, che inaugura la riapertura delle aziende, sarà comunque un percorso graduale, sarà comunque un percorso strutturato anche attraverso protezione, anche attraverso sistemi di sicurezza per i propri dipendenti. Quindi diciamo bene mettersi avanti fin da subito. È stata pubblicata questa mattina sul sito del Comune di Prato la graduatoria degli ammessi ai buoni spesa su un totale di 5.824 domande. Ne sono state accettate 3.301. Si tratta di nuclei familiari che non possono contare su forme di sostegno pubblico quali cassa integrazione, NASPI o reddito di cittadinanza, oltre ad altri casi di grande difficoltà. Del totale delle domande, 678 sono state dichiarate inammissibili per la mancanza di requisiti o perché doppie. Quelle corrette e ammissibili sono state quindi 5.146, ma con i fondi messi a disposizione del governo al Comune di Prato potranno essere esaudite 3.301 domande. E a proposito di coronavirus, la Regione dice sì alla cura degli orti, ma non più di una volta al giorno. Vediamo. Da qualche giorno il dibattito era stato sollevato, ora un'ordinanza della Regione cerca di fare chiarezza e regolamentare la cura degli orti, il contenimento della fauna selvatica anche in ambito urbano e le attività selvicolturali. L'ordinanza del Presidente Rossi dà disposizioni per lo svolgimento di queste attività durante il periodo di emergenza, sempre nel rispetto di quanto previsto da decreti e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Oltre agli imprenditori agricoli, anche chi si dedica alle attività agricole in via amatoriale può svolgere le operazioni colturali che la stagione impone e che sono necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e può inoltre accudire gli animali allevati. Lo spostamento all'interno del comune e verso altri comuni può essere giustificato con la necessità di provvedere allo svolgimento delle attività di agricoltura amatoriale, purché sia effettuato non più di una volta al giorno da massimo due componenti per nucleo familiare. Nei giorni scorsi la consigliera del Movimento 5 Stelle, candidata alle prossime regionali, Irene Galletti, si era occupata della questione, sollecitando la Regione a emanare un'apposita ordinanza per permettere a tanti appassionati di potersi occupare del proprio terreno, una presa di posizione che aveva trovato l'appoggio di numerosi hobbisti. Una bambina è nata in casa grazie all'assistenza dei volontari della Misericordia di Prato. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio quando un'ambulanza della Misericordia è stata inviata in un'abitazione con l'indicazione di un parto in corso. Quando l'equipaggio, un infermiere dell'ASL e tre volontari è arrivato sul posto, il travaglio era già in corso. Il parto è avvenuto in sicurezza grazie alla presenza del sanitario. Mamma e bimba stanno benissimo e sono state trasportate al Santo Stefano nel reparto di ostetricia per la normale post parto. Grande emozione e felicità da parte dei genitori ma anche dei volontari dell'equipaggio della Misericordia. Un Vaiano dall'alto come non l'avete mai vista, strade deserte, un'insolita abbadia di Vaiano vuota, una splendida villa del Mulinaccio con la scritta "Andrà tutto bene" che campeggia sul prato antistante, i giardini vuoti nonostante la bellissima giornata di sole. Guardate quindi le suggestive immagini realizzate il giorno di Pasqua per TV Prato dal videomaker Marco Cavaciocchi. Passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma.
Una buona giornata, ben ritrovati con le previsioni meteo a cura del Consorzio LAM. Come possiamo apprezzare dal satellite, splende praticamente il sole ovunque sulla nostra penisola grazie all'afflusso di aria più fresca e asciutta proveniente dai Balcani. Condizioni stabili che ci accompagneranno almeno fino alla giornata di venerdì. Andiamo a vedere la previsione per il prosieguo di oggi. Cielo sereno praticamente ovunque, soffiano ancora venti moderati dal nord-est nell'interno, di maestrale lungo la costa, solo qualche locale rinforzo appunto sull'arcipelago e sui crinali appenninici. Temperature anche nei valori massimi in lieve diminuzione, tra 18 e 20 gradi, temperature nuovamente allineate alle medie del periodo. La previsione per domani, non ha una giornata tutto sommato soleggiata, anche se con qualche nuvola in più, nubi comunque medio-alte e stratificate, di poco conto. Le temperature caleranno ulteriormente nei valori minimi, potranno infatti dar luogo anche a qualche locale gelata, soprattutto nei fondovalle dell'interno della provincia d'Arezzo, qualche vallata del Chianti, del Senese e della provincia di Firenze, le zone più probabili dove queste gelate potranno verificarsi. Le massime invece saliranno fino a 19-22 gradi centigradi. È tutto, grazie per l'attenzione. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato per questa sera alle 20.30. Vi ricordiamo inoltre oggi alle 17.30 in diretta dal Duomo di Prato trasmetteremo la recita del Santo Rosario a seguire la celebrazione della messa. I riti a porte chiuse saranno presieduti da Monsignor Nedo Mannucci, vicario generale della diocesi di Prato. Grazie per averci seguito e arrivederci.